Agli inizi degli anni 40, l'architetto californiano Wallace Neff iniziò a costruire case con la tecnica delle bubble houses, ovvero cupole in calcestruzzo pneumatiche. Sopra un pallone di tela già gonfio venivano stese armature fatte di reti metalliche, a loro volta ricoperte con più strati di calcestruzzo a proiezione. Una volta seccato lo strato di copertura, il pallone veniva sfilato. Simili a quelle di Neff, ma successive, furono le costruzioni a cupola di Dante Beeny, che sfruttavano una tecnica ben diversa, ovvero il brevetto Beeny Shell. L'armatura di rete metallica si stendeva infatti su un pallone sgonfio e plastificato, quindi si applicava il calcestruzzo e solo successivamente, con questo ancora liquido, si gonfiava. Una volta indurito, si tagliavano le aperture per realizzare porte e finestre e si sfilava il pallone per poterlo riutilizzare in altre occasioni. Il primo tentativo di Beeny risale al 1964. 3 anni dopo aveva già illustrato il suo metodo alla Columbia University di New York. Beeny è stato senza dubbio il costruttore del maggior numero di cupole della storia, più di 1500 in 23 paesi, con luce dai 7 metri e mezzo ai 90. La maggior parte si trovano in Australia, ma nessuna negli States, dove la tipologia non decollò mai. La cupola di Beeny più famosa è quella della villa in Sardegna, realizzata per Michelangelo Antonioni e Monica Vitti, oggi purtroppo in stato d'abbandono. Storie come questa le trovi in Instant Architettura Contemporanea, il mio primo libro edito da Gribaudo ed illustrato da Giulia Renzi, in cui ripercorro la storia dell'architettura dalla rivoluzione industriale alla contemporaneità. Un viaggio entusiasmante alla scoperta di stili, personalità influenti, significati e simboli. Un testo adatto a tutti e dedicato alla storia di un'arte che, a differenza di altre, interessa ogni istante della nostra quotidianità. Per tutte le info, link in descrizione.